Zabo, che bello rivederti al Palatrento, anche se ancora non al massimo, ovviamente. Oh, grazie mille. Sono contento anch'io tornare qua a Trento, però devo fare ancora tanto lavoro, per quello tornato qua. Domani tolgono l'ultimo gesso, quello che hanno messo su in Ungheria, e comincio a fare la riabilitazione. Sei stato in Ungheria, hai passato un mese, diciamo, di relax, anche se ovviamente non potendoti muovere non hai potuto fare molto, e da lontano hai seguito lo stesso Trento? Sì, seguito sempre, quando potevo ho guardato tutta la partita in live streaming, se no ho guardato su Lega Volley i risultati. Poi il resto, quello 40 giorni, è stato un po' duro per stare sempre letto. E ho guardato tutte le film, quello che posso, ho letto i libri, quindi è stato molto duro, però già sono quella parte di fine e adesso tocca il lavoro. Ti rivolgiamo presto senza stampelle, perché vuol dire che inizi a muoverti senza stampelle, e poi prima possibile ovviamente in campo. Però nel frattempo c'è anche un quarto di finale dei playoff da seguire. Tu hai detto che vuoi essere il primo tifoso della tua squadra in questo momento. Certo, sono qua durante tutto il playoff, anche di più, perché mi aiutano qua il staff medico e i dottori e tutti quanti. La stagione per te purtroppo è finita anticipatamente, però ci sono stati dei momenti molto belli di questa tua stagione a Trento. Penso uno su tutti, la bella vittoria nel tuo segno a Perugia, quel 3-2 importante con te fra i migliori in campo. Sì, sono stato molto contento che potevo giocare. Poi secondo me ho giocato anche abbastanza bene, quindi è un momento più male è arrivato questo infortunio per me, quindi mi ha dato una botta anche per la testa, quindi non è stato tanto facile. Ripartiamo assieme allora domani guardando la partita con Modena, intanto in bocca al lupo. A bocca al lupo per ragazzi e grazie.